Paio di riflessioni sulle cose che abbiamo sentito anche nel convegno di oggi pomeriggio e anche un po' il risultato di una dialettica che da qualche tempo stiamo portando avanti per capire un po' quale rapporto può esserci fra cultura, fra valori che in qualche modo costituiscono la base di riferimento e da alcuni settori produttivi. Che la cultura abbia un valore, beh, questo lo direi per assodato, cioè no, non c'è dubbio che è la base di riferimento di qualsiasi attività che l'uomo fa. Il problema è come sviluppare da parte nostra un rapporto più diretto a somma più, come si suol dire, cioè la somma più si realizza quando due comparti, due tipi di attività si mettono insieme e il risultato complessivo è di più della somma delle singole voci. Quindi se la cosa interagisce in maniera positiva, c'è una plusvalenza che può pervadere la società e in qualche modo costituire quel valore aggiunto complessivo. Io questa cosa la dirò, anche perché si tratta di una tavola rotonda, ponendo due o tre questioni sul settore agroalimentare. Il settore agroalimentare, che poi sta tornando di grande attualità, di grande interesse, dopo le vicende del 2008 e la crisi in sostanza che si è protratta e che si protrae tuttora, è dire da dove possiamo trarre nuovo valore. Si può trarre nuovo valore a questi beni che noi abbiamo di fronte, e lo dice un settore, quello agroalimentare, che generalmente ha delle esternalità positive. Cioè, quello che il settore agroalimentare produce come effetti sull'ambiente, effetti sul territorio, effetti sulla cultura, sono dati positivi, tanto che il valore complessivo, che spesso su cui si dibatte, è quello di dire come poter fare che va sotto i nomi di beni pubblici, perché si produce qualcosa che all'agricoltore non viene remunerato. Questa è la verità, cioè questa è la realtà. Quindi ha un disperato bisogno questo settore di recuperare un valore aggiunto che può derivare dalla cultura. E su questo si sta lavorando perché il valore si produce sul mercato, in qualche modo si concretizza, perlomeno poi, come si dice, si sa. Il prezzo di ogni cosa, non si sa il valore effettivo di quel bene che si ha, e sul mercato bisogna trovare una forma di competizione. Questa è la scommessa che si sta facendo oggi. C'è un mercato internazionalizzato notevole e l'elemento culturale che noi abbiamo sui singoli prodotti fa riferimento proprio a questo. Tanto è vero, non soltanto sotto il profilo formale, ma tutti sanno che la trattativa sul WTO e sul mercato internazionale si sta realizzando con gli accordi TRIPS, cioè gli accordi TRIPS sono quegli accordi che riferiscono ai diritti della proprietà intellettuale. Noi, il settore agroalimentare, sta negoziando a questo livello come tutelare gli elementi della nostra tradizione. Buona parte della storia agroalimentare, della competizione, risiede in questo. Ahimè, ci sono difficoltà. La storia iniziata nel 1990 con la riforma della politica agraria a livello comunitario, con l'istituzione delle denominazioni di origine, e tuttora, dopo 20 anni, non c'è un accordo sul riconoscimento internazionale dei diritti. Su questo probabilmente una scommessa e un impegno ulteriore va fatto. Noi,
è su qui, su questo mercato, che si sta originando la vera competizione. La competizione che non è solo di prezzo, la competizione che non è soltanto di un insieme di attributi che il bene può avere, ma è l'insieme di un'egemonia culturale che si riesce ad avere in questo comparto. Cioè, come arrivare su un mercato e dire: beh, le regole le cominciamo a scrivere. Guardate, ci sono regole che non sono ancora d'accordo su cosa, come definire il vino, cioè che cos'è il vino. Non c'è un accordo internazionale per dire qual è, da dove arriva questo prodotto. Quindi si capisce qual è l'egemonia che bisogna percorrere per arrivare a questo tipo di livello. La competizione è tutt'altro che semplice. Noi abbiamo un mercato e tutti sanno, cioè noi siamo, come dice giustamente Farinetti, che si sta sperimentando a questo livello di mercato, guardate che rappresentiamo lo 0,8% della popolazione mondiale. Probabilmente di prodotti tipici è una frazione di questo, perché certamente non sono. Quindi si tratta di una competizione che, se non utilizziamo tutte le forze possibili, è una competizione certamente molto difficile, molto complicato da affrontare. Questo per quanto riguarda il mercato est. Noi abbiamo un mercato interno che su cui dobbiamo cominciare a fare i conti. Il mercato interno su cui bisogna fare i conti è il mercato europeo, cioè quello che uno non vuole ancora interiorizzare è che il mercato tedesco non è un mercato estero, il mercato francese non è più un mercato estero, è un mercato interno dove gli elementi della competizione si esprimono al massimo livello, perché non c'è nessuna possibilità di tutela. Allora, qual è la via da prendere? La via da prendere è proprio quella di interagire il complesso delle risorse che noi abbiamo. Noi ce la raccontiamo tante volte, le risorse che abbiamo. L'80% del patrimonio culturale del mondo risiede in Italia, il patrimonio ambientale gli è legato a questo comparto agroalimentare in maniera sostanziale, però dobbiamo cominciare a declinare questa voce qui, cioè come fare gli elementi che diceva, si diceva stamattina, guardate che il Colosseo vale 90 miliardi come brand, cioè come immagine semplicemente. Il problema è come cominciare a declinare questa possibilità di una interazione, di una somma più. L'agroalimentare gli è disponibile, ha questa che mette sul tavolo, cioè come risorsa che ha una sua identità, perché la valorizzazione dei prodotti è l'egemonia culturale, ma è la forte identità, cioè come trovare quei descrittori che definiscono questo comparto che sono universalmente riconosciuti. Io penso che in effetti, girando un po' nelle manifestazioni che avvengono a livello globale, c'è una forte attenzione. Vorrei precisare una cosa: tutti declinano globale come totale. Il globale è globo, e mi piace dire che il globo è una superficie equipotente, dicono i matematici, cioè non c'è un sopra, un sotto, un qua e un là, un centro e una periferia, tutti possono giocare allo stesso livello. C'è uno spazio notevole su questa parte qui. L'agroalimentare credo che rappresenti, insieme alla cultura, al territorio, alle realtà, insomma, locali, la carta più importante che noi abbiamo da vendere e da rendere disponibile a tutti. Io credo che questa cosa, con l'alimentazione, ci siamo visti tante volte in questa discussione, dobbiamo trovare la forma effettiva per poter integrare questo elemento, che non è soltanto, lo dicevo anche altre volte, spesso in questa suggestione molto interessante, senza suggestione non c'è creatività, che non sia soltanto una rievocazione delle passato. Il problema è come declinare questi elementi nella modernità più elevata. Penso che sono gli elementi della modernità che ci portano avanti, non gli elementi del ricordo. Qualcuno
qualcuno evocava nel campo specifico la varietà Cappelli. Allora io vi racconto la varietà Cappelli. Stampelli, sollecitata dalla carenza alimentare, inventò questa varietà che fu il prodotto di un incrocio, e quindi niente era più moderno del Cappelli in quel momento, e adesso noi lo ricordiamo come un elemento della tradizione. Noi dobbiamo investire sulla modernità per poter vincere questa sfida, e l'agricoltura, l'alimentare è un elemento importante di modernità, quello che ci abbiamo, che ci hanno insegnato tutti. Il nostro vino è diventato moderno e ha conquistato i mercati, il nostro olio è diventato moderno chiaramente senza abbandonare la propria identità. Questa è la grande scommessa che noi abbiamo davanti, che penso possa trovare la legame fra, se possiamo trovare un legame insieme con latte e la creatività, e anche perché giustamente qualcuno ricordava, ciascun senso ha espresso la propria creazione artistica, la musica, perché si ascolta il quadro, l'architettura, perché si vede, ma tutti gli altri sensi esprimono la loro capacità creativa. Io penso che sulla creatività si possa trovare l'elemento di unione vera tra il settore produttivo e l'arte, la rappresentazione ideale per definizione che è la creazione artistica.